Ciao Marcello, allora, non ero sparita, è perché più o meno abbiamo tutti gli stessi argomenti comunque. L'unica cosa che voglio dirti è che ti voglio raccontare una cosa, non è una favola, è un racconto perché è una storia vera, la vita del rosicone. Ecco, io per loro ho preparato questo. Guarda qui, vede Marcello? Ok. È pura verità. Allora, dicevo, la vita del rosicone. Non è una bella vita, perché io li vedo, sono qui, bufano, vedono di nascosto le partite di Champions, si organizzano cene quando gioca la Juve in Champions. Mercoledì abbiamo visto che cosa è accaduto. Due gol, tutti zitti. Se li incontro per strada mi salutano a stento, come se ci gioco io, gioco alla Juve, io faccio parte del tifo, aiuto la mia squadra, sono Juventina da una vita e aiuto la mia squadra. Quindi volevo dire a tutti i rosiconi, o cambiate sport, oppure adeguatevi. La Juve è più forte, noi abbiamo il nostro stadio, noi abbiamo una grande società, chi sbaglia in un modo o nell'altro ci si fa capire che ha sbagliato, per cui noi siamo i più forti. In campionato trovateci un antagonista, se me la portate, io volentieri accetto la sfida. Quindi volevo dire, rosiconi, mettetevi l'anima in pace, che anche quest'anno non vincete nulla. Quindi un grande forza Juve fino alla fine, questo luogo è stupendo.